Dunque, non so cosa ci sia da chiudere, perché giornate come queste servono ad aprire, cioè sono degli inizi, ma comunque così sono stato messo in programma e cercherò di cavarmela in pochi minuti. C'è stata una domanda stamattina che concerneva se e quanto tempo la gente spenda sulla informazione gratuita, insomma, digitale, in confronto all'informazione e al pagamento che riceve dai libri. Ora, io non costituisco un caso normale, perché tanto sono uno studioso, un autore, quindi ho degli usi del libro e del computer più intensi, naturalmente, quelli di un utente normale di libreria che magari fa tanti altri mestieri e poi va lì solo per comprare qualcosa da leggere. In più io ricevo una quantità immensa di email di cui non so cosa farmene, ma devo pur vedere cos'è per sapere qual è quel 90% che butto via. Però ci riflettevo stamattina, grosso modo io tra email e cose che devo leggere sul computer, perché sto cercando informazione, qualcosa, dati, cioè, spendo 8 ore al giorno, per cui i libri li posso leggere solo la sera a letto. Allora, ripeto, non sono un caso medio, ma però ci possiamo lentamente avvicinare a delle figure di questo genere. E allora, se uno i libri li legge solo a letto e tutto il resto lo spende sull'informazione gratuita, sì, forse meglio, sarebbe da dire, meglio che tutti voi cambiate mestiere. Questo però fa, a parte il fatto che appunto poi per fortuna il pubblico è molto più variegato, devo aggiungere una cosa, che nell'ultimo anno devo fare un certo lavoro per concuocere un libro che sto preparando, e per preparare questo libro, mentre spendevo le 8 ore a letto, a leggere i libri, ma al computer, avevo bisogno di consultare libri che non avevo. In questo periodo ho comprato quasi 50 libri che riguardavano il lavoro che stavo facendo, tutti via Amazon, ma per una ragione semplicissima: ero lì, stavo lavorando, trovavo il titolo di un libro che forse poteva interessarmi, quindi non andavo in libreria per cercare qualcosa che non conoscevo o avendo già in mente cosa volevo. In quel momento trovavo un titolo, ero lì, schiacciavo, trovavo su Mare Libri che il libro c'era, magari anche un libro fuori commercio, ordinavo, sapevo che mi arrivava entro 2 giorni, poi non ero neanche obbligato a leggerlo, magari lo sfogliavo, guardavo se c'era materiale che mi interessava. Allora, 8 ore senza leggere libri, e nel corso di queste ore, 8 ore, in un anno ho acquistato 50 libri, ma non via libreria. Mi piace, è così, anche perché probabilmente 40 di quei libri non li avrei trovati in libreria, erano libri di 30 anni fa che si potevano trovare in semi antiquariato, inusato, eccetera. Allora, se ci avviamo verso orizzonti del genere, la libreria deve riuscire a diventare un'infinità di altre cose, oltre a quella di essere un posto che vende libri. Abbiamo passato l'ultimo mese, insomma sono quasi 2 mesi, io l'ho passato avendo delle esperienze molto interessanti. Una è stata quella della Book City, organizzata da Achille e da altri suoi colleghi editori. Sapete che a Milano è venuta una specie di kermesse, per cui nel corso di 1 o 2 giorni avvenivano infiniti avvenimenti, incontri con gli autori, eccetera, in modo decentrato, in una libreria, in un posto, eccetera, un altro. E la cosa
ha reso moltissimo, cioè c'è stata una partecipazione di pubblico ad eventi incentrati intorno ai libri, nei luoghi decentrati in cui magari non si pensava sarebbe potuto avvenire qualcosa del genere, perché è avvenuto persino in pasticcerie, no? O negozi non deputati alla vendita di materiale colto, è stato qualcosa di molto interessante. In quell'occasione è stato lanciato dall'assessorato cultura di Milano, l'assessore Boeri, che aveva così coinvolto anche me nell'ideazione di questo progetto, un'idea che riguardava le 24 librerie civiche che ci sono a Milano, e si era detto benissimo, per un periodo che può andare ben dai 4-5 giorni ai 6 mesi eccetera, un editore adotta una di queste librerie. Poi c'è stato qualcuno che dice: ma cosa vuol dire adotta? L'ho detto: no, mi ero sbagliato, una di queste biblioteche adotta un editore, che poi è la stessa cosa, ma bisogna stare attenti a usare i termini se si vuole essere politicamente corretti. E allora l'idea era che l'editore ha quella biblioteca milanese a disposizione per concordare una serie di avvenimenti, presentazioni di autori, letture, tavole rotonde, eccetera, eccetera, eccetera. Siccome la cosa è in via di avviamento, non vi so ancora dire cosa potrà avvenire. Sta di fatto che però c'è stata una seconda riunione in cui già molti editori avevano dato la loro disponibilità. Tutte le 24 librerie sono venute a questa riunione a Palazzo Reale Milano, e in più sono venuti molti librai di piccole librerie, la cui attività molte volte è vicinissima a quella della biblioteca civica circolante, e io ho ascoltato da loro delle informazioni interessantissime, perché al di là di quello che si stava pianificando di fare, tutti questi direttori di biblioteca civica e librai stavano raccontando di infinite attività educative che andavano dai bambini piccoli agli adulti, e si differenziavano moltissimo secondo che librerie o biblioteche erano in centro o erano nella periferia operaia, ma attività di discussione, cioè di diffusione del libro. Allora, questo mi dava l'idea di come la libreria, noi sappiamo che diventa un luogo di discussione quando vi si presenta un libro, la gente viene lì ed apprende qualche cosa e partecipa alla discussione. Ancora l'altra sera eravamo alla Feltrinelli di Milano per una presentazione del libro di Marone sulla stupidità, e dalla domanda di molti giovani, dal tipo di domande di solito quando si fanno questi dibattiti poi a intervenire sono solo gli stupidi, quella volta, essendo l'argomento sulla stupidità, gli interventi sono stati estremamente intelligenti, ma si è visto tutto un pubblico anche giovane essere coinvolto dal problema della definizione psicometafisica della stupidità. Ora, proprio stamattina è stato detto che siamo di fronte a una carenza di coscienza morale, e che non c'è solo esigenza di risolvere la depressione economica, ma anche una depressione psicologica che compete a ciascuno, e che solo lavorando sulla coscienza di ciascuno si può anche pervenire a una soluzione della depressione collettiva. Bene, pensate che una libreria può diventare il luogo in cui non solo una volta alla settimana, ma molte, molte volte di più, la gente viene convocata ad acquistare coscienza di qualcosa. Lo so benissimo che ciascun libraio fa le presentazioni, ma credo che lo si consideri, sia da parte del libraio sia da parte dell'editore, una specie di attività laterale, marginale. Ecco, sono qui stasera a pensare invece se in una società in cui c'è un'assenza ormai di
di club, di sedi rionali, di partiti, di oratori, di quel che volete voi, ma di quei luoghi di tessuto sociale che una volta esistevano e che adesso non esistono più, anche perché la gente comunica col telefonino e con internet. Ecco, se le librerie non debbano diventare proprio gli elementi di un tessuto di comunicazione faccia a faccia, in un'epoca di comunicazione virtuale, faccia a faccia, intensa, intensiva, continua. Naturalmente dovranno collaborare gli editori, non solo la cosa dovrà essere affidata alla buona volontà o all'inventiva dei librai, ma all'intervento dagli editori, a tante altre forme di istanza sociale, ma cerchiamo di pensare che la libreria diventi questo luogo di attività culturale, di illuminazione di coscienze continue, in cui tra l'altro si vendono anche i libri, a parte il fatto che tutti avete avuto l'esperienza che quando c'è una presentazione interessante in una libreria, mettendo in conto quei 5-6 volumi che vi vengono rubati durante la confusione, però un po' di libri forse in più si vendono. E poi infine io ho un'altra idea per uno sviluppo della libreria. Ce ne avevamo con Achille oggi a colazione, dice sì, ma sono difficoltà, eccetera. Già 20 anni fa, io credo che siamo sui 20, 2013, 2003, 93, forse sto parlando anche di 25, devo vedere la data di pubblicazione di un libro in cui si sono pubblicati gli atti di questo convegno. La Rank Xerox ha finanziato un simposio a San Marino, che è il problema, il volume mi pare era intitolato Books, qualcosa, c'entrava con i libri, e aveva finanziato il simposio mandando là uno o due studiosi, tra l'altro i nostri colleghi dell'università, da un'università californiana, ma che lavoravano con la Rank Xerox, per presentare il progetto del printing on demand. Quindi già 25 anni fa il progetto concerneva una macchina grossa così, in cui voi andavate in un posto e dicevate: io voglio la edizione 1902 dell'estetica di Croce di La Terza, che tra l'altro certo un libraio non ce l'ha, si schiacciava il bottone e l'estetica 1902 arrivava là, veniva fascicolata e rilegata. Già oggi, se io cerco cose vecchie, delle riproduzioni di libri antichi, trovo su internet servizi di print on demand in cui un libro antico che costerebbe probabilmente 50.000 euro lo posso avere per 20-25, naturalmente è un clone, eccetera. Perché la cosa non è andata avanti? Non so se il macchinone così, mi hanno fatto vedere l'altro giorno la foto di una pubblicità, magari è diventato così. Ma poniamo che per ogni libreria, anche piccola, sia una spesa eccessiva. Ma niente vieterebbe che esistessero in una città uno o due centri di riproduzione dove, se esistesse il catalogo, a richiesta del cliente, il libraio dice: guardate, vorrei A2506, e il libro gli arriverebbe in serata o il giorno dopo. Dov'è che troviamo una carenza? E nelle grandi biblioteche, che non hanno scannerizzato tutto, e negli editori, che o non hanno scannerizzato tutto, non so se Pepe ha scannerizzato l'estetica del 1902, o c'hanno tutto già in forma elettronica, cioè tutti i miei libri, la Boppiani, se gli chiedo una copia, me li manda in PDF, completamente leggibili. Quindi almeno da 30 anni gli editori hanno tutti i libri in situazione tale da poter essere trasmessi a un'eventuale macchina di printing on demand.
se ne venisse fuori un mercato interessante, anche forse le biblioteche si darebbero più da fare, anche perché sapete che il problema della scannerizzazione di molti libri, diciamo vecchi, è fondamentale di fronte al problema del consumo di tutta la carta prodotta dopo il 1850, per cui è da tempo che si fanno progetti internazionali per salvare un patrimonio culturale enorme che lentamente va distruggendosi e che inizialmente si pensava di poter salvare attraverso protezione chimica, ma cosa vuol dire una biblioteca che ha 8 milioni di volumi che va a spalmare una sostanza chimica su ogni pagina, mentre con la scannerizzazione la cosa è possibile. Ora, il libraio ha certamente sempre, e lo sappiamo, e sempre più, il problema che è quello che si dice: il libro nuovo non resiste più di 15 giorni sul bancone. Poi purtroppo gli editori ne fanno un altro, se il libraio può prendere l'altro deve restituire il primo. In ogni caso non può più permettersi un fondo di ragionevoli dimensioni. Già oggi il lettore comune trova difficoltà a trovare dal libraio un libro pubblicato 5 o 10 anni fa. No, parliamone di un libro pubblicato. Un libro pubblicato e mai più ripubblicato, ovviamente, di 50-60 anni fa. Non parliamo dell'antiquariato vero e proprio, ma anche in termini di modernariato. Un'infinità di, se si va tutte le seconde domeniche del mese a Milano, in Piazza Diaz, dove c'è l'esposizione dei libri usati, si vede che la quantità enorme di prime edizioni di letteratura italiana che lì si trovano ancora. Io ho trovato la prima edizione del GOG di Papini per allora 20.000 lire con le copertine cartacee ancora integre, e guardando queste bancarelle si scopre quanti libri la letteratura italiana ha prodotto che non circolano più, non sono mai stati ripubblicati e si trovano solo nelle bancarelle dell'usato. Una libreria contemporanea, se si sviluppasse in modo razionale il printing on demand, potrebbe soddisfare questa richiesta di un pubblico forse abbastanza alto ogni giorno, procurandogli un magazzino che la libreria non potrebbe permettersi, ma che virtualmente già esiste. Lo so che è un'idea utopica, ma pensateci un momento: una libreria che improvvisamente, invece di vendere solo la produzione degli ultimi 2 mesi, vende la produzione degli ultimi 100 anni, qualche scossone nel mercato potrebbe avvenire. Ecco, ho buttato lì queste quattro idee, anche perché mi venivano, sentendo gli interventi, le descrizioni, eccetera, eccetera, e come vedete si può verificare una situazione in cui il cartaceo e il virtuale non sono più due nemici in alternativa, ma la libreria può allo stesso tempo virtualmente vendere il cartaceo e cartaceamente vendere il virtuale. Basta. Grazie mille. Allora, un po' per rispondere a Umberto, ma soprattutto per fare quello che devo fare io, che non è un gran discorso, ma la sintesi un pochino delle cose che sono state dette. Se ci fosse stato qui Giovanni Gandini, avrebbe detto che il futuro del digitale è una copertina di Linus, cioè un lenzuolino che può anche abbronzare, che può dare caldo se uno vuole, se lo stende vede un film, può scegliere i caratteri. Ecco, io la penso allo stesso modo: il digitale sarà una cosa fragorosa e non bisogna perdere neanche un secondo a pensare cosa ci potrà fare, ma bisogna pensare cosa noi ne potremmo fare.
entrerà negli inchiostri, forse leggeremo libri che sfiorando le parole verranno fuori o profumi o sensi o altre cose. E questo è il futuro. La ruota che è stata inventata tantissimo tempo fa ancora colpisce. Quanti anni ci abbiamo messo per attaccarla alle valigie? Adesso che è attaccata alle valigie ha fatto fuori intere categorie di lavoratori. È cambiata la sua dimensione, quindi sono cambiate la quantità di cose che adesso portiamo via, anzi nuove generazioni tendono addirittura a saltare persino la valigia, lo zainetto. L'uomo oggi porta la borsa, dopo essersi chiesto tante volte come mai, cosa ci mettono le donne nella borsa. Io adesso mi chiedo costantemente, ma cosa ci mettono gli uomini nello zainetto? Perché a me anche piacerebbe andare in giro con lo zainetto, ma non so cosa metterci dentro, francamente. Questo è il mio unico problema con lo zainetto. Tornando alle cose un pochino che sono state dette. Allora, per esempio, non è vero che si può misurare l'ottimismo. No, non è vero. Dice, ah, sai, vediamo i dati, sentiamo le cose come quelle di stamattina. E poi a partire dai dati, uno, no, quella è la decisione strategica di cosa uno deve fare, non c'entra niente con l'ottimismo. L'ottimismo era quello di mio zio Valentino, che 92enne, ancora presidente della Bompiani, però la Bompiani ormai è entrata nel gruppo Rizzoli, organizzata, lui non poteva più scegliere copertine, che era la cosa che lo divertiva di più. Non ha mai pubblicato un libro che non avesse letto, mai. Forse sì, si fidava dei libri che leggeva Umberto, forse non era d'accordissimo di pubblicarli, poi li pubblicava, però tutto quel periodo sulla semiologia di Umberto, forse, bene, era a letto malato da una bronchite gravissima, e eravamo soli in camera e dice Achille avvicinati, mi avvicino, poi si guarda intorno per vedere se nessuno ci stesse spiando, dice adesso appena mi rimetto compriamo tante piccole case editrici, eccolo. Questo è l'ottimismo di un uomo di 93 anni che non pensa di morire e che pensa che se appena sta bene rifà il suo mestiere da capo cominciando da piccolo. Questo è l'ottimismo, è molto al di là dei conti e dell'esperienza, non c'entra niente con i conti e l'esperienza. Bisogna essere estremamente ottimisti per il futuro. Io penso che tutti i produttori di hardware stanno producendo l'hardware, cioè le varie tablet, queste robe qui. Dove? Cina, Corea, perché? Perché se gli va male, come è stato l'anno scorso, hanno licenziato 150.000 persone dalla mattina alla sera. Qui, non, qui adesso mi sembra che si possa fare anche qui, ma fino a poco tempo fa pensavamo che qui non si potesse fare, mentre lì si fa. E allora tutta questa nuova industria del futuro va nei paesi in cui può fare quello che vuole, aprire e preventivare fabbriche di 500.000 persone oppure chiuderle. L'hardware sarà il vero problema del futuro, perché la concorrenza sarà pazzesca. Noi non ci metteremo un dito lì dentro, ma come ha chiesto stamattina non mi ricordo chi era libraia che ha parlato stamattina chiedendo cosa avrebbero fatto le messaggerie. Io insisto che è vero che non ci sono venuti a cercare, ma per esempio tutti i gadget che promuove la rete e che la gente non può comprare perché non ha le carte di credito, vedi i ragazzini, devono travasarsi da qualche parte in libreria, perché questa merceologia ha avuto alle spalle una pubblicità gigantesca che i vostri prodotti non hanno, perché gli editori fanno marketing mettendo i libri in libreria. Ma non c'è una vera promozione, c'è una promozione, ma non c'è la cosiddetta pubblicità. E non essendoci questa pubblicità, ma dove si trovano i libri se non in libreria? Cioè, dove li incontrate voi i libri? Su internet? I libri si incontrano a casa di amici, li sta leggendo qualcuno in treno, ma si incontrano soprattutto nelle librerie. Io vi sfido una volta ad andare in un magazzino
di libri vero e proprio di un grossista, dove tutti i libri sono lì a disposizione delle libraie che col carrello vanno e scelgono dei libri per tipicizzare, per geolocalizzare le proprie vetrine al pubblico del quartiere. Ecco, è meraviglioso, voi lì i libri li incontrate, incontrate sempre un libro che vi dà una risposta a una domanda che avete e che non sapreste come risolvere. Quindi anche lì io credo che il luogo fisico sia straimportante. Come si fa? Quello che diceva Umberto, le librerie dovrebbero, ma le librerie già lo fanno, le librerie sono un presidio culturale, lo sono, tutte le librerie sono un presidio culturale, e quindi bisogna che adesso anche la scuola dei librai, che è proprio in questi giorni diventata fondazione, avrà questo compito di cercare di aiutare le librerie. Anzi, noi istituiremo una specie di servizio, non so se qualcuno l'ha visto la televisione, io ne sono affascinatissimo, che si chiama SOS Tata. Bene, io vorrei fare un SS Tata Book, nel senso di mandare questi nostri grandi esperti 2 o 3 giorni in una libreria, 1 o 2 giorni a capire e un giorno a riflettere con tutti quanti. Perché con tutti quanti? Perché purtroppo credo che l'informazione che i nostri allievi accumulano in questa settimana sia difficilissima da trasmettere poi a tutti gli altri, che sono ognuno occupato a fare qualche cosa, le pigrizie non sono sempre le stesse. Però da questa settimana sono venuti fuori tanti strumenti positivi, per esempio uno che ha detto Celli, che io condivido pienamente, cioè che le strutture devono guardarsi indietro e non pensare più alle funzioni, ma pensare ai talenti, cioè bisogna usare le persone per i loro talenti e allora la potenzialità di una struttura si moltiplica, e questo nel nostro mestiere, che adesso è costretto a una nuova creatività, è costretto a rivedere l'ovvio, non può più star seduta lì, ma deve in qualche modo darsi una mossa. Le case editrici per bambini si devono dare una mossa, i bambini fanno così sui libri di carta. Sebbene abbiamo, purtroppo è stata timida, ma nel mio finale avevo una bambina che legge di 7 anni, che dice: non amo l'iPad, amo il libro cartaceo. Però purtroppo è andata via, l'abbiamo registrata. Ma insomma, sono tutti segni per futuro. Quindi la fondazione si occuperà anche dell'aspetto politico, di cercare di avere, qui c'è una cosa che ha organizzato Giuseppe La Terza, ci sono 5 punti sostanziali che vanno a vantaggio del discorso che diceva Umberto, sia delle biblioteche che delle librerie. Bisogna che, se necessario, anche siano sovvenzionate, se necessario non paghino l'IVA, se necessario abbiano una contribuzione sugli affitti, tutto quello che è necessario perché non se ne vadano dai centri di città. È allucinante che adesso quindi nelle sue novità dei prossimi 30 anni è anche in discussione questo allargamento di responsabilità politica. Ne abbiamo parlato già con Polillo, con Giuseppe, con Umberto, e ce ne occuperemo attivamente. Ecco, come ultima cosa, per no mi ero dimenticato di parlare della cosa di La Terza, hai accennato tu che un appello che sarà firmato da vari scrittori, uomini politici al Parlamento e ai nuovi futuri deputati, perché intraprendono tutta una serie di attività tra cui quelle citate da Achilli eccetera, per la tutela e l'incremento della lettura, che casomai ritroverete su internet tutta questa documentazione. Ma no, tu volevi finire con la bola? Io volevo finire con... un attimo, no, io non ho mai avuto tante interviste in vita mia come quelle che ho avuto questa settimana, un po' grazie ad Anna Gilardi, che è una macchina da guerra, ma anche perché le domande erano sempre uguali e la curiosità dei giornalisti qualche volta
stupisce, nel senso che sembrano portavoce di quelli che non leggono, di quelli che sarebbero felici di vedere il libro scomparire, per dire alla moglie: te l'avevo detto che è inutile leggere, guarda, non si legge più. Non confondiamo, anche in digitale si potrà leggere, chi legge leggerà in un modo o nell'altro i contenuti che noi facciamo, però l'immagine, visto che pare che oggi senza immagini nessuno capisca più bene niente e non si ricordi più niente, l'immagine che il mercato, la visione esterna che ha di noi, persino il ministero, è questa, eccolo qua, eccolo, io non mi sento come lui, francamente. E l'altro, e poi chiudo, mi scuso di questo sconfinamento, ma l'altra ragione per cui ci vogliono i libri è la totale mancanza di ragionevolezza, non di saggezza del mondo, ma di ragionevolezza. Questo strumento qua, se adesso io lo giro forte forte, così, wow, 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 e lo lascio andare, uccido casualmente uno di voi, casualmente. Se fossi un giovane indio di 6-7 anni, potrei uccidere uno di voi con precisione. Infatti loro lo usavano per lepri, camosci, per cacciare le scimmie dagli alberi di frutta e via così. Poi a un certo punto hanno colpito un poliziotto e allora questo qui è stata considerata un'arma impropria e proibita agli indios. Va bene, passano 200, no quanti anni, un po', un sacco di anni, e Obama ottiene di ridurre i caricatori delle armi d'assalto da 20 a 10 cartucce. Come dire che tra una mitragliata e l'altra un cecchino forse mi può far fuori. Tempo di un caricatore non è, senza essere il mago Eddie, non è. Quindi secondo me, per raggiungere un minimo di ragionevolezza comune, occorrono ancora migliaia di libri. Grazie.